Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e oggi, signori miei, siamo tornati con la serie delle 7. I nostri gamberetti pronti a risalire la classifica, pronti a combattere ogni giorno, ogni partita, pronti a buttare sangue su quel campo, signori miei. Tanto sappiamo tutti come finirà parecchio male. Allora ragazzuoli, prima di partire col video vi ricordo di lasciare like, di lasciare commenti. Vi ringrazio in anticipo anche per il sostegno che state dando a questa serie e che darete, e di seguirmi sui social. Mi trovate su Instagram e su Facebook come Maullo941, comunque i link in descrizione. E detto questo, in interazione partiamo subito col video e non perdiamo tempo in altre chiacchiere. Allora, noi siamo al 1 settembre 2020, signori miei. Noi dovremmo avere alcune notizie importanti. No, invece non abbiamo manco una. Ultimo giorno di mercato, va bene. Io vorrei mandare i nostri osservatori, come sono combinati, signori miei. I nostri osservatori sono disponibili, perfetto. Io vorrei prendere un nuovo osservatore, uno bello tosto, signori miei, uno bello tosto. Non ci sta, fanno tutti schifo. Ma porca miseria, ora che mi serviva un osservatore di quelli giusti, fanno tutti schifo. Cioè il migliore è questo che è 190, ma stiamo scherzando? Non posso spendere 4 milioni per un osservatore, raga. No, no, niente, aspettiamo. Non è destino che dobbiamo prendere un osservatore con i contro macaron. Va bene, detto questo ragazzuoli, allora andiamo a giocare contro l'Accrington. È una partita di coppa? Sì, è la Lazy Trophy Cup. Quindi vediamo un attimo se possiamo fare delle sostituzioni, raga, in modo tale da tenerci magari i nostri un poco più riposati per il campionato. Facciamo delle rapide sostituzioni. Facciamo giocare anche qui Braxton, se no poi si arrabbia. O Sullivan fuori, facciamo esordire Casadei, fuori Wilding, dentro Lewis e dentro Mariani, fuori Tonev, dentro Nicholson, Morris e Leite Smith, fuori Leite Smith, dentro Slow. Dai, completamente rivoluzionata la squadra, raga. Tanto le partite di coppa non sono il nostro obiettivo. Le partite di coppa non sono il nostro obiettivo, raga. Se vanno avanti, andiamo avanti. Se torniamo a casa, torniamo a casa. L'importante è il campionato per noi, raga. Campionato e FA Cup, che se non sbaglio abbiamo un obiettivo per quanto riguarda la FA Cup. Vediamo come finisce con l'Accrington. Perdiamo 3-1, bella. Però ha segnato Casadei, signori miei. Ha segnato Casadei, il nostro il nostro cantante di liscio, Casadei, bolognese, che cantava le balere. Va bene, basta così perché mi sta a partire la canzone, quindi lasciamo perdere. Il nostro Casadei bolognese ci ha fatto il suo primo gol all'esordio. Bravo Casadei, ma abbiamo perso 3-1, porca miseria. Ok, allora, ecco qua. Sono arrivati i nostri osservatori. Vediamo cosa porta il primo osservatore dall'Irlanda. Barry O'Connell, 68-86. Non sembra male, continuiamolo a seguire. Chan Cunningham, lui è veramente forte, raga. 15 anni, lui ce lo portiamo dentro. 73-93, secondo me è un ottimo prospetto. Liam Ennis, no, Liam Ennis no. E Barry Kavanagh. Kavanagh se ne torna dall'Irlanda con furore. Ok, invece Lorei dall'Italia che ci porta? Davide Esposito, 76-94. Raga, questo me lo porto dentro subito. Stefano Esposito, suo fratello, 67-87. No, mi dispiace, tuo fratello è più forte. Alberto Ricci, no. Simone Guidi, no. Mamma mia, fermi tutti, raga. Questo lo teniamo, 400.000 vale, con un potenziale tra 65 e 98. Questo lo teniamo, fermi tutti. Poi abbiamo Valerio Mancini, no. Francesco Ricci, il fratello di quello prima, te ne torni anche tu da come è venuto fratello. E Daniele Greco, no. Ci teniamo semplicemente questo Simone Guidi, raga, perché c'ha un valore pauroso, 400.000 subito a 16 anni. Da tenere sott'occhio, lasciamolo lì. Allora, testa bassa, raga, e torniamo concentrati sul campionato. Testa bassa e torniamo a concentrare sul campionato. Giochiamo contro il Burton Albion. Wilding sta attraversando un buon momento. Allora, aspettate un attimo. Allora, chi è che vuole parlare? Wilding, ci penserò. Embulu, ci penserò. Embulu per ora è il nostro titolare, raga. Embulu per ora, fin quando Hamilton non decide di diventare un giocatore di calcio, è il nostro titolare. Allora, Stockholm torna lì. A posto di Casadei torna Sullivan, a posto di Lewis torna Wilding, a posto di Mariani torna Reid, che è distrutto, mi dispiace. Fuori Nicholson, dentro... No, non mi dica che Tonev è pure... No, Tonev è pure...
In nazionale quindi gioca Wilson, a posto di Craston gioca Mitchell, Sutton forse fuori Hamilton dentro un bulo, fuori Braxton dentro... No, no, non mi dica che lui pure è stato convocato, non mi dica che è stato... Rice è stato convocato, quindi giochiamo con Braxton. E in porta fuori Taylor, dentro McKinley. McKinley, giusto, l'ho pronunciato bene. Ok, Tonnen ve lo dobbiamo levare perché è in nazionale. E anche Lewis lo dobbiamo levare dalla panchina perché è in nazionale. Ci portiamo a Cacciadei, ci portiamo a Cacciadei, signori miei. Ok, giochiamo contro l'ultima in classifica. Non abbiamo la miglior formazione che potremmo schierare, ma non abbiamo paura di nessuno, raga. Non abbiamo paura di nessuno. Noi oggi inizieremo la nostra risalita, signori miei. Questa è la partita decisiva. Da qui ripartirà la risalita dei gamberetti. È vero, raga? È vero? È vero? 2-1! Bella così! Gol di Stockton e Mariani! Mariani! Grandissimo Mariani! Bravo Mariani! Trova il gol! Bello così! Bello così! Stockton, Wallace e Mariani al 72esimo! Bella così! 2-1! Tre punti importanti, raga, che ci fanno un attimo staccare dalla zona retrocessione. Ci fanno un attimino staccare dalla zona retrocessione. Chi è che parla? Che volete? Wilding? E non prendertela, Wilding. Su col morale. Mbulu, ottimo lavoro. Bravo Mbulu. Anche se abbiamo preso un gol che potevamo, secondo me, anche evitare. Dagli con gli allenamenti. Dagli con gli allenamenti. Dagli così. Chi sale? Non sale nessuno. Hamilton, devi salire. Hamilton mio. Guarda quando si è fermato Hamilton. Ma porca, ti darei tante di quelle legnate che ti terrei su i capelli senza bisogno di gel. Ma porca paletta ambriaca. Allora, dai, 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 dai. Andiamo avanti, andiamo avanti. Prossima partita. Old vuole giocare, Old mio. Old mio. Ma che vuoi dalla vita mia? Old mio, non puoi, cioè, sei un 58, sei peggio di Hamilton. Cioè, potete andare a braccetto tutti e due. Siete uno messo peggio dell'altro. Allora, i miei titolari dovrebbero essere tornati. No, i miei titolari non sono tornati, non ci credo, sono ancora in nazionale. Ma porca paletta ambriaca, raga, dobbiamo giocare nuovamente con loro. Non posso fare cambi, non posso fare cambi, raga, non posso fare cambi. In casa contro il Doncaster. Dove sta il Doncaster? Speriamo che sia più... Speriamo di portarci a casa 3 punti. Viene da 3 sconfitte consecutive, raga. Cioè, dico, deve vincere giusto contro di noi. Non ci credo. Non ci credo. 1-1. Va bene, va bene. Allora, gol di Slow per i gamberetti e si è infortunato Stockholm. Ai. Abbiamo pareggiato tra l'altro noi all'88esimo. Mamma mia, cose brutte, cose brutte. Va bene, va bene. Old, eri sicuro? Giocatore infortunato 5 giorni per Stockton. Va bene. Speriamo riesca a tornare per la partita. Non è l'avversario giusto. Old mio, a gennaio ti fai un giro. Mamma mia, come se stanno a collà. Mamma mia, tutti che si lamentano. Tonev vuole giocare. Oh, Tonev forse è tornato dalla nazionale. Allora, vediamo un attimino. Se Tonev vuole giocare, vuol dire che è tornato alla nazionale. Quindi andiamo un attimino a sistemare la formazione. Stockholm è completamente distrutto. Perfetto. Allora, fuori Stockholm, dentro Leite Schmidt. Perfetto. O'Sullivan può uscire. No, 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 per Tonev. Che c'entra Tonev? No, Casadei non è ancora pronto. Wilding va bene, fuori Reid, che non è per niente in forma. E facciamo entrare Lewis, che è messo un poco meglio. Fuori Nicholson, dentro Tonev. Fuori Mitchell, dentro Craston, va bene. Sutton, Bulu, no, va bene in Bulu. Fuori Braxton, dentro Raja. E va bene così, raga. Sono tutti abbastanza scontenti, ma non ci posso fare niente, raga. Cioè, bisogna, tutti devono giocare. Tutti giocano e tutti devono avere un unico obiettivo, ovvero quello di portare i gamberetti su in classifica. Attenzione, scontro importante contro il Strosberry. Contro il Strosberry a pari punti. Siamo entrambi a 8 punti. Vinciamo oggi, raga. Vinciamo oggi una vittoria importante. Vinciamo oggi una vittoria importante. Vengono da 3 sconfitte consecutive, raga. Dai, non ci posso credere, no. Cioè, venivano da 3 sconfitte consecutive. Dai, raga. Ma porca miseria. C'avevano pure il portiere rotto al 61esimo. Un uomo in meno al 69esimo. E non siamo riusciti a fare 2 gol. Ma porca miseria. Ma porca miseria. Facciamo ancora gli allenamenti, raga. Facciamo ancora gli allenamenti. Hamilton. Oh, Hamilton diventa un 57. Morris diventa un 61. Buono. Buono, buono, buono. Il nostro attaccante sta iniziando a capire come si tira in porta. Questa è tanta roba. Mister, sarò franco, Old. E siamo franchi anche noi. Dico, te ne puoi andare quando vuoi. Perfetto, era inevitabile. Ciao, ciao, Old. È stato un piacere. Mister, anche se non abbiamo vinto, continua a lavorare. Old mio, c'hai proprio
Ce le hai proprio fracassate, old mio. Cioè, io ho una squadra da tirar su e te mi vieni a rompere le scatole così. Ho offerta per il trasferimento per old. A posto, vattene, old mio. In Nuova Zelanda. No, lui è nuovozelandese. 34 anni, 74. Non so quanto tu vali. 70, sì, accetta, vattene. Via, via, old. Troveremo un sostituto a gennaio, raga. A gennaio troveremo un sostituto. Andiamo con l'ultima partita della giornata, raga. Ultima partita della giornata. Speriamo, vediamo se riusciamo a chiudere con 3 punti, raga. Vediamo se riusciamo a chiudere l'episodio quantomeno con 3 punti. Allora, sto con me lo manderei in campo, raga. E Mitchell ci penserò. Sì, Mitchell torna anche lui titolare. E purtroppo la squadra deve ingranare, raga. La squadra deve ingranare. Allora, fuori Morris, dentro sto con me Kong ancora un 62. Sullivan, Wilding, Lewis fuori per Reid che ha recuperato, Tonev fuori, Claxton dentro Mitchell, Sutton, Blue, Raja e McKinley. Questi sono i migliori che noi possiamo portarci, raga. Old se ne sta oramai a farsi un giro. Nicholson me lo porterei al posto di Casadei, Morris al posto di Slew, Braxton lo lasciamo lì dov'è e Lewis ce lo portiamo al posto di Mariani. Ok, dai, abbiamo anche sistemato la panchina. Chiudiamo con 3 punti, raga. Vi prego, chiudiamo con 3 punti. La vedo pesantissima questa stagione, raga. Contro il Brasley. Contro il Blasdey, non so, viene da 2 sconfitte consecutive, raga. Siamo in casa. Chiudiamo con 3 punti. No, chiudiamo con una sconfitta. Gol di Nicholson, ma porca miseria. E niente, raga, niente da fare. Non riusciamo ancora a ingranare. Però il campionato è lungo. Il campionato è lungo. Il campionato è lungo. E se noi possiamo fare ancora tante cose. Tante cose, signori miei. Tante cose. Il campionato è ancora lungo. Possiamo ancora riprenderci. Possiamo ancora riprenderci. Detto questo, ragazzuoli, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per il supporto che state dando e che darete a questa serie. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella, raga. Ciao!